Buonasera. Sperando che sia buona, pulce. Ok. Cominciamo già a vedere roba strana. Come va tutti? Come al solito spero sempre bene. Allora. Ieri avevo provato, ma la cosa non era proprio andata come previsto, visto che perdevo più pacchetti di quelli che riuscivo a trasmetterne. 100 e 0% rispettivamente. Ha funzionato tipo 30 secondi il tempo di arrivare dal santuario a qua, per vedere cosa dicesse la nostra cara simpaticona qua. Ma semplicemente che dobbiamo lasciarla in pace, bla 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 bla. Piccolo riassunto di ieri questo. Ma effettivamente, l'ultima volta che abbiamo giocato, che non era ieri, ovviamente, abbiamo liberato qualcuno che sembrava volesse andare a dipingere, e qua sopra c'era effettivamente un dipinto, o almeno roba per farlo. Ma non piace questo, a quanto pare, pace. Allora, arrangiati. Il quadro più forte che... In verità non c'è ancora nessuno, ma probabilmente ora ci sarà. Senza neanche tardare troppo. Togliamo tutta la polvere. Mi fa strano, perché qua ci sono troppi simboli di evocazione. Qua c'è qualcosa di strano sicuro. Però abbiamo ancora roba da guardare. Andiamo a guardare la roba. Direi. Allora, esplorando eravamo arrivati qua, fuori da una casetta. Ah, ma la tizia è ancora qua, quella che dicevo prima. Is good. I'll head off to paint. I promised Uncle Gale I would. Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. Tis good. I promised Uncle. Ok, ripeto la stessa cosa. Pensavo si fosse già spostata, non avevo fatto caso che era. Da dove ero arrivato però? Ah, ok, probabilmente ero non... da sotto. Catene o altro, direi che arrivo da sopra. Credo, poi. Finito di? Sì. Ok, ero passato di qua per arrivare semplicemente dal falò, giusto? Questa. Sono arrivate delle... Perché mi arrivano delle anime? Ok. Andiamo ad arrampicarci quassù. Allora, ho scelta di... O niente, lì. Però... Allora, aspetta. Guardiamo da qua, prima. Mi ispira di più. Come ha fatto a mancare... Grammi. Ok. Ah, ce n'è ancora uno. Ok. Ah, ce n'è ancora qualcun altro, probabilmente. Ah, che però in alto, maledetto. Buttati giù. Vieni giù. Ho detto, vieni giù. Ok, non ho tirato una di troppo. Ma vabbè. Ah, no, questi sono i prismatici. Che? Ah, minchia, non t'avevo visto. Non l'avevo visto. Struzzo. Ok, da qua posso salire, di qua pure. Però si sale un po' meno. Anzi, si scende più che qua che si sale.
No, non si scende neanche. C'è qualche scala, qualche passaggio. Non c'è un tubo. Fantastico. È bella. Non si può neanche salire lì. Dall'altra. Dimmi che ne riesco ad attirare uno solo con la bomba. No, si è attirato anche l'altro. O forse no. L'altro non si è attivato. Che si fosse attivato, ma ha deciso no, non ne vale, non vale lo sbattimento. Ok, allora io adesso sono arrivato da lì, faticoni, faccio di nuovo. Mancatissimo, lo so. Non è il caso che... Sì, tira, tira. Ok. Facciamogli un backstep come si deve, così le balle. E ce lo leviamo tipo subito. Non era proprio quello che volevo fare o come volevo farlo. Ma porco Giuda. Ha avuto un'ottima mira. Di qui si passa. Scudo dei devoti. Per favore, vai al diavolo. Voglio fargli compagnia. Fargli compagnia. Ah, ci sei anche tu! Ti nascondi! Ok. Ah, ce n'è. Non capisco. Due, ok. Cosa volevi, scusa? Non ho capito. Ah, ma qua sono dove mi buttavo, dove potevo buttarmi prima? Oh oh! Ok. Con un colpo di culo alla fine senza problemi. Tu potevi morire one shottato, eh? E tu non rompere le balle. Allora. Qua c'era un oggettino. Pezzo di titanite. Dove sto andando a piantarmi? Non ne ho la più pallida idea. No, ok. Corazza dei devoti. Ma devo evitare di fare tutto sto giro, va bene, ormai. Allora, qua sopra si può salire? Sembrerebbe di no. Non dare via a me. Ma è riuscito a colpire. Lo stesso. Quanto posso andare giù? Tanto sembra. Gamba richiesto dopo. Ah, scorciatoia. Che genere di scorciatoia? Letteralmente proprio gamba richiesto dopo. Aspetta, allora te lo meriti. Andare
quello lì è un altro albero che si può abbattere, ma dall'altro lato, purtroppo, devono già le porte. Maledetti alberi. Forse... No. Devo credere di aver fatto una cagata abominevole, portandomi qui. È andata bene. Tu stai giù. Ah, pensavo di rimanerci secco. Oh, po... Che cazzo è stato? Anima di campione. Che cazzo fai tu che fai tutto sto bordello? Anch'io! Aia! Si è attivato uno dietro. Bevi, 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 bevi. Piglia, piglia, no. A sto punto. Diciamo che si corre. Dice nope, nope, nope. Adios. Minchia, arriva fin qua. Ah, qua ho capito. Non ho capito dove sono. Ancora, ma basta. Sì, adesso più o meno ho capito, qua non si poteva arrivare. Oh, non ho guardato molto più probabilmente. Oh, ma tu guarda. Oh mio Dio, non ci... Stai fermo almeno. Riesci a targhettarlo. Targhettalo. Va bene. Passiamo per le maniere un po' più. Ma vaffanculo! Mi hai stronzi. Ok, via, via. Ma dai. Va bene. Via, via, via. Dove cazzo è finito? Ah, sei lì. Vieni. Non è lui, ce n'è un altro? Cazzo, ce n'è un altro da qualche parte. Ma un bel backstab no, eh? Ok, via, via, via. Dov'è? Allora, cura intanto. Ah, ma sei ancora tu! Ok. Cominciamo così. Pianti. Grazie. Tutto grande. Oh, qua c'è qualcosa di... Cerca terra. Che vicina. Questa possente ascia bitena di bronzo è un'arma cerimoniale usata solitamente durante lo svolgimento di riti sacri. La terra di Millwood è nota per i primitivi riti di adorazione della terra. I cavalieri più temibili fungevano anche da sacerdoti. Fonda l'arma nel terreno e prega per scatenare scosse sismiche. Pesa un piccino troppo. Quanto fa anche di male? Ah, scala con fede. Perché scala con fede? Sarà per l'abilità, probabilmente. Ok, quindi io pensavo di trovare qualcosa di un po' più, ma vabbè. Meglio di nulla. Allora... Adesso non mi propane alle orecchie. Semplicemente perché mi sposto.
E devo usare quel ponticello dove devo usare la gamba perché è richiesto dopo. E c'è un falò nelle vicinanze. Dimmi che c'è un falò qui dentro, tipo. Però forse questo mi porta dove c'era l'ascensore che non potevo usare. E qua il falò c'è. Che lo uso un attimo. Tu sempre le stesse cose? Good. The door is open. Ok. Una bella scorciatoia. Anche se mi sa che devo comunque tornare per la strada che ho fatto e fare altri percorsi perché ce n'erano almeno uno sicuro. Ok. Andà. Potevo arrivarci già direttamente. Sembrerebbe di sì. Oh, calmati. Gestisca l'ansia. Non cadere. Ah, no, qua non potevo arrivarci prima. O forse sono semplicemente pirla e non lo vedo. No, direi che non ci si poteva arrivare qua prima. Pezzo di titanite. E tutta sta cosa per un pezzo di Anita, perché il fallo da dove sono partito era lì. Ok, quindi a quanto pare non è che ci sia granché scelta. Non Dark Souls? Ok. Ok. Allora, io sono salito fino là. Però non sono salato. Non sono salato, non sono salito fino in cima. Credo. Qua non ci arrivo mai più lì, vero? Però da lì sì. Questo è l'altro percorso che dicevo prima. Tu fammi il favore di neanche pensarci. Ok, il nulla cosmico. Minchia, mi hai fatto prendere un colpo. Bravo. Che cazzo c'hai Dark Souls che scatti così? A caso. Ne è uno a sto punto. Andiamo sul tetto, ci sarà bene qualcosa se hanno fatto un percorso apposta. No? Allora, lì è dove sono passato per aprire la porta per il falò. E va bene. Io di lì sotto sono passato ma non sono venuto fino in. Quindi cosa serve sto? Per tornare indietro sembra che caschi male. Pure di farmi malissimo. Stare prima su ste. I piloni. No! Beh, pensavo peggio, dai. Devo usare l'anello del gatto. Giovane ramo bianco. Oh cazzo, anche qua! Ok. Non troverai illusione avanti. Moneta arrugginita, sono già al massimo. Non troverai illusione. Controlliamo tutto. Sono terribilmente vicino a quello lì che voglio andarci. E in qualche modo ci si arriva, perché lì sotto l'altro giorno avevo visto i messaggi. Ok, non capisco ancora il come. Allora. Qua in teoria dovrei essere dalla ragazza lì.
Dovrebbe essere qua sopra, solo il fallo a destra. Ragazzi, lì a sinistra. Allora, facciamo una cosa. Falò. Torno un attimino indietro. E volevo provare a fare un attimo questa chiesetta. Secondo me qualcosa c'è. Mi arrivano delle... Fatto prendere un colpo tu. Plasma del ca. Allora. So che là sopra ce n'è uno. Vado a tirare su lui. Sembrerebbe di sì. Minchia, che tiro. Vieni, vieni fuori. Sì, ma devo andarci anch'io fuori. Uii. Buonanotte. No, l'albero maledetto. Ancora uno, no, ok, quegli oggetto grande, oh. Commenti potete metterveli dove dico io, sinceramente. Ok, e uno, ah, si è attivato, facciamo quello prima che ci rompa le scatole in una maniera indecente. Poi, per quello lì che si è spostato e la cosa non mi è piaciuta granché. Maledetto, c'è anche i coltelli. Non si spam così. Ok. Momento grande. Aureola della via bianca. Pensavo ci fosse cosa di più. Ok, c'era solo quello. No, dov'è la porta qua? Usiamo di nuovo il falò. E tanto solo qua. E devo trovare dove andare adesso di nuovo. Allora, riposa al falò. Armonizza incantesimo. Aurea. Una di queste. Però no. Un disco che squarta i nemici e torna in mano. Un frisbee? La info. Miracolo perduto della via bianca. Scaglia un disco bianco che squarta i nemici prima di tornare da chi lo ha lanciato. Passato quando le tracce lasciate dagli dei non erano ancora svanite. I miracoli della via bianca. Scusate un attimo. I grandi numeri sbagliati, porca Eva. Allora. Nel silenzioso non l'avevo messo. Ah, sulle chiamate non l'ho lasciato. Vabbè. I grandi numeri sbagliati. Ok, quindi... Quanta fede richiedono? Non ho neanche visto. 18. Devo quasi provarlo. Adesso stai lì. Facciamo solare intanto. Ok, mo.
Allora, voi arrangiatevi. Arrangiatevi. Aia. No, mi hanno bloccato, cazzo. Forse non è stata un'ottima idea farli incazzare tutti come delle iene. Mi sto perdendo tantissimo. Ma tantissimo. Ok, qua c'è la ponticella, volevo arrivare qua. Ma qua c'era semplicemente la scorciatoia. Però sto ponticello, anche l'avevo già fatto e non conduceva da assolutamente nessuna parte. Porca miseria, colpa tua. La supero, non credo di... Prima. A meno che da qua c'è qualche punto più comodo per buttarsi. Non sembrerebbe. Andare tutto. Te ti arrangi stavolta, ma tanto. Ancora a rompere le balle tu. Ok. Ah, mi ha anche dilatato una fischietta. Qua non ero passato. Ai. Ya. Troppi nulla. Qua non ero mica passato. Dove sei? Non ero mica passato. Due frammenti grandi. Oh no. Ok. Aia. Sembrava sospetto. Ok. Torcia dei devoti. Sarà vicino alla torcia normale? Torcia dei devoti. Fa molto più fisico ma molto meno fuoco. Scala con tutto. La torcia da battaglia utilizzata dai devoti di faro, un'arma insieme a una fonte di luce. La vista può manifestarsi sotto forma di pusco. Si accumula nel corpo il veniva un tempo curato con il fuoco. Un getto di combustibile sulla torcia per bruciare. Ho paura che sia tipo quella. Ma era il teschio, la testa di qualcuno su Dark Souls 1. Mi sfugge il nome della lanterna lì. E di chi fosse soprattutto. Oh, cazzo! Suola! Oh, tu non. Mi sei piaciuto. Ok, va bene. Vieni anche tu. Bravissimo. Fantastico. Andiamo giù a far fuori quelli, andiamo su e non so cosa ci sta. Vengono su loro, vero? E che ti aspetto? Yeah. Va bene, sta lì. Dove mi sto andando a piantare? Là ce n'è uno grosso, i lupi non seguono, no. Allora, se là ce l'ho quello grosso, prima delle altre parti. Darsi i risultati, mi tirano le freccione. Culo. Oh merda. Quanta vita hai? Dexter bravo. Suola se ha fatto male. Momento grande, è qua. Martello scuoti rocce. Le mazze erano qua. Martello di pietra brandito dai cavalieri di Milvu. La testa dell'arma è ricavata da un'unica roccia. I cavalieri di Milvu combattevano a fianco a fianco con la terra e quest'arma. Tra le più antiche della zona simboleggia proprio questo. Affonda con un colpo la testa del martello nel terreno e usa l'attacco potente per scuotere la terra. Scatenando un'onda d'urto che risuona come un puntello di quanto pesa? Un pochino troppo, ma proprio.
Niente. Tanto meno male. Cala solo con forza. Ma la mia scala già meglio, anche solo con forza. E qua non so più dove sto già. Ah, qua sì, ok. Sono i due maledetti. Maledetti. Nei momenti ci andavo sopra la freccia. Madonna che male. È arrivata una bella botta, Vale. Usa la brace. Allora, visto che devo andare su, arrangiatevi. Tu arrangiati. Io passo di qua così non mi bloccate subito. Adesso passo di qua. Aia. Oh, calmati. Anche tu. Poi ero passato. Ok, adesso passo di qua a destra. Dovrebbe esserci un passaggio su. Oh. Bravo, dovrebbe essere qua, esatto. Giusto? Sì. Ah, non l'ho preso. E vai giù. Poi ce n'era uno qua, esatto. Ok, mai più attacco pesante. Ricatto che prendo solo botte. E un'altra fiasca. Aia. Calmo. Anche tu. Ok, vieni, bravo, bravo. Bravissimo. Perché erano sotto? Erano già quelli che magari sono venuti. Oh. Uno. Due. Ok. Allora, facciamo un tiro sotto a sto punto. Tiro finito. Non mi aspettavo che durasse così poco il giro sotto. Allora, qua c'è un qualcuno che mi attacca, oltre a quello là, dico. No? No, vaffanculo, che strozzo. Oh, ma sei proprio una merda, eh. Lasciatelo dire. Ma no, la freccia esplosa. Bravo, vai giù. No, non tu. Stai qua. Ma tu adesso se te le prendi. Non sono ancora convinto chi è che se le sta prendendo. Devo essere sincero al 100%. Via! Ok. Quello sotto se ne frega. Io qua. Oh, manca. Ormai l'ho fatto. Spero che non ci fosse solo quello. Però qua mi sa che si continua perché c'è la scorciatoia, quella che avevo trovato prima. Che dovrebbe accorciare parecchio perché io posso prendere quell'ascensore lì davanti che mi porta quel tronco lì. Dovrei salire subito. Posso venire subito in qui. Subito in qui. Tratti di scorciatoia, cazzo. Mi evito tutto sto giro. Di qua non c'è la morte. Ecco qua.
Prova torcia. Oh, per carità, che cazzo è sta merda? Dove cazzo sono finito? Ok, non, torcia, pensavo che era tutta roba che bruciasse, ma non brucia. Oh, porco. Sono incazzati. Ok. Via. No! Non so. Ah, le sanguis... Sì, e fanno un male devastante. Avvelena anche. Cazzo, sì, la torcia la devo mettere veloce. Merda, non adesso. Ok. Muori. Allora, togli un attimo questo. No, non ce la faccio ancora. Togli momentaneamente. Anche se forse faccio prima di andare al falò, visto che ho 3 fiasche e mi sa che qua succederà qualcosa. O ci sarà qualcosa a breve. Allora, andiamo in attacco noi. Ah, non mi consideravate neanche? Una scena il cu ti pigli. Proprio quando c'è la live internet crasha, eh? Di solito crashava a me ultimamente, quindi siamo... Questi rumori non mi piacciono un cazzo. Oh, porco. Ecco alle spalle più avanti. Ciao Diego intanto. Escreme. Wounded Space allora. Buon divertimento, scorciatoio più avanti, ho paura di dove... Ah, ok. Direi un falò nuovo. Beh, falò nuovo non posso neanche chiederlo. E dove penso che siamo? Sembrerebbe di sì, ho chiesto un falò, a quanto pare l'ho ottenuto. L'ho chiesto e l'ho ottenuto. Non so se tenerlo a torcio o meno, questa pesa di meno. Sono affucilata in più. E adesso non posso usare Leave, sweep all thought of us from thy. un... Stesse identiche cose. Ok, mammo. Dovevo buttarmi giù da là? Se qua è spuntato qualcosa adesso che c'è la ragazza all'altro falò, ma che vuole dipingere, dice, ma adesso c'è. Maid with Uncle Gale, so I wish to tell thee all. Behold its size. This is my canvas. It's to be a cold, dark, and very gentle place. But first, I must see flame. I wish to paint a picture of a cold, dark, and very gentle place. Freddo, scuro, accogliente, mi chiedo come. It will make someone a goodly home. That's why I must see flame. I wish to paint over cold one day. That's why. Che cazzo sta succedendo? No, giù. Adesso mi dici qualcosa in più. Leave a
Prega niente. Oh mio Dio, andiamo a questo posto di me. Qua tanto fare l'altro adesso. La fede. Allora. Tu non rompi le scale. Resina umana. E più allegria. Oh, potevi. Ma se ho visto qualcuno che era sbuttato giù malissimo o non sono sognato male io? Fotti. Ma vaffanculo. Oh mio Dio, che odio ste mosche! Ce n'è... Ne... ho visto una! Ma vai a cagare! Non ti puoi buggare così tanto, però... Dai! Non si può buggare così tanto. Qualche passaggio un po' più utile. T'ho sgamato. Allora, lì sembra che ci sia un qualche marchingegno. Rimanere nel tema Dark Souls. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 là in fondo. 6. E farei il giro dall'altra parte, ma qui mi assagono tutti. Là. È un posto più utile, più comodo andare giù. La torcia usiamola. Ho capito. YOLO! Ma l'ho presa, non pensavo di arrivarci. Tema del sangue. Oh porco che ne quante! Oh mio Dio! Ma vai a cagare. Metti sta cazzo di torcia! Sarà un posto di merda qui. Sarà veramente un posto di merda. No, devo tenerla così prima, perché mangi le... un po'... brace. Allora... tu! Subito. Se non voglio farti attivare, riesco ad andare giù senza attivarti. No, si sono attivate. Va bene. Command me, bro. Ble. Complimenti per la mira. Ok. Ehi, non fare scherzi tu. Allora, dai. Scendi anche tu. Dai, sono qui. Merda. Vai a cagare. Allora, tu so che sei lì. E te le prendi. Ah, ce n'erano due. Ah, maledetto. Ok, ho sperato. Tu anche fai una cosa o mi devo buttare a YOLO? Un po' tante però. Allora. Ignoro tutto, corro. Chi se ne frega delle mie anime che ho lasciato là? Non me ne faccio assolutamente uno!
Ok, no. Non passa, no? Oh. Meno male. Avrò l'incubo delle mosche fino a... per un bel po'. Tu sei palesemente un'illusione. Ma... non mi aspettavo però questo. Vabbè. Ormai è così. Però se non altro posso evitare di massacrarmi le caviglie. Brava che sei venuta isolata, così te le pigli così. E due. La bomba gli farà abbastanza male. Due bombe, dai. E non sono neanche quelle nere. Però direi che queste vanno benone. Allora, magari faccio fuori quelle che sono un po' in gruppo. Iolo. No. Ok, basta un colpo così. Va bene. No, 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 no. Armi. Allora, tu. Ok. Mi dispiace, le tue sanguisughe non faranno granché. Mi era sembrato di vedere un attimo un X raccoglie. Allora, quale uso le bombe? Per curarmi prima. Mai mai. Perfetto. In un modo o nell'altro sono andato a recuperarmi le anime. Non era la mia intenzione. Una volta che sono lì, mica le lascio lì. Sarebbe stupido, no? Ma mi sa che qua non c'è un cazzo se non tanto bletta. Cioè non c'è niente. Stronzo, ci hai provato. Cazzo! Che schifo però, eh. Ok, va bene. No, non va più bene. Però c'è il marchingegno da attivare. È riuscito a prendermi, cazzo. Ok. Allora. No, corto. Giù. Anche tu. Anche tu. Ok. Allora, c'è un gettone. Gira la leva. Cosa ho attivato? Non mi piace. Ho capito perché c'erano tanti simboli, gli succedono robe. Stanno succedendo robe. Era palese che c'era qualcosa posto lì sotto. Era palese, ma non mi aspettavo di trovare. Io insomma. Mi aspettavo di trovare una merda del genere. As ashes will be, ever seeking fire. Ehi, non fare scherzoni tu. Voglio ancora quell'oggetto. Ah, Nelmo di Villain. Ho visto bene perché l'ho letto alla veloce.
Spero di averlo letto giusto. Ah, c'era un'altra porta, è la stessa porta che ho visto prima all'inizio. Però con la scorciatoia che mi portava. Cioè, la scorciatoia no, è la stessa quella. Siete lì in mosca e vi ho ucciso tutti. Non è quella lì. Ma io a sto punto prendo la scorciatoia, vado all'ultimo falò visitato che sono direttamente. Aia, sono direttamente lì. Perché mi devo sbattere a fare tutto il giro e trovare di nuovo tutte le. Le mosche in mezzo, no? Un attimo al tecnico che mi ha chiesto se era a posto la linea e sembrerebbe di sì. Almeno sembra che non abbia perso 37 frame in tutto, 0,04%. Direi che è buono. In confronto a ieri che perdevo il 100% quasi. Leave us sweeple. anche dopo che ti sei spostata tutta una statua, non. Questa qua su invece. Those who aren't kent fire cannot paint a world. Those absorbed by fire must not paint a world. Don't worry. I haven't forgotten, Mother. Linea, ti ho fatto i complimenti che eri a posto, adesso fai merda. Sembra parato, cioè, sembra fatto apposta. L'ho detto letteralmente 3 secondi fa, 3. Dai. Lo puoi fare. Vai a cagare, Lina, dai. I wish to paint a Era picture, un but dipinto. no one did, that's why. Quindi qualcosa mi ha detto. Andiamo a cercare questa fiamma. Sono già tutti i simboli qua. Ho paura che un boss non tarda. Orlo. Alice. Voglio fare da solo prima. Cazzo. Mi sono malfidato. Merdoni is coming. Ok, ti ho fatto abbastanza male. Anche tu, devo dire. E congeli, bello sto falcetto allora. Un po' troppo veloce ad attaccare, però, eh. Oh, porca merda. No, fa come.
Che cazzo sei? Aia. Giù. Via, ok. Vieni qua. Non lascia le impronte, però, come che immagini di Ariamis. Non era Ariamis. Horde. L'ho giocato troppo tempo fa, Dark Souls 1. Potrebbe backstabbare? Se lo riesce a essere abbastanza veloce. Oh, merda. Sei qua. No. Ok, quindi se la colpisci, e se ti avvicini la vedi. Giù. Giù, ho detto. Ma vaffanculo. È riuscito a prendere. Mi ha glitchatissimo, no? Bello! Però, dispiace. Non è finito, però. Non è finito. No, veramente non è finito. A tutti e due adesso? No. Porco Giuda, l'ho mancatissima. Mi ha fatto malissimo. Ora ovviamente non è più qua. Quasi tentato di fare un simbolo, ma ancora così. Devo rifare anche tutta la prima parte, vero? Non il messaggio. Oh, che palle. Va là, subito. Cominciamo male. Sembrerebbe che il backstab non li piglia. Okay. È già un'ottima informazione. Inutile provarci. Tu non lo fai.
Au. È congelato, maledetta. No. No. No, si è allontanato. No, no. Mer, dai, vaffan. Ci pensare. Allora, tutta questa cosa l'abbiamo già vista. Merda. Vedi, veloce. Almeno uno, questo che è veloce da fare. Ok. Picchissimo però, ma posso picchiare anche lui? Credevo di essere... Aia. Devo fare attenzione a lei però. Non tu, volevo bene. No, volevo tirare il calcio. Oh, ma sei proprio un bel boss simpatico. Pianti un attimo che mi cura. Fai veloce! Porco Giuda, questo boss vuole proprio qualcuno che gli dia una mano, eh. Si può fare backstab? Vai cagare. Quasi. Ok, usiamo un simbolo. È meglio. Allora, braccia. Wakaiko, vieni. Cioè, prima era pieno, cioè, questo è un bot. Il fantasma verrà invocato in seguito da un punto diverso. Gaia. Siamo Gaia anche. Verrà invocato con fantasma in seguito in un punto diverso, quindi vuol dire che alla seconda fase, praticamente. Sembrerebbe detto così. Andiamo a prendere i calci in culo. O a darli. Spero. Subito! E prima fia. Grandissimi. Vado! Come ho fatto a prenderlo? Ok, dove sei? Quello.
Ma non l'ha fatto, dai. Ok, curati un attimino. Ok, dove sei? Dove sei? Dove sei? Sono qua, qua. Non mi ha preso. Neanch'io. Ma dai, dove sono? Ok, l'ho uccisa, perfetto, grandissimo. Subito così, in faccia. Tu c'ha con me. Tazza. Scuola in due, tre. In questo caso è molto più semplice. Posso fare il... Oh! Cazzuola, sì! Beh, tutta un'altra storia. Astra di titanite. Ancora! La fiamma nera. Sono quelli dischi, fichissimi. Fichissimo sto boss. Mi sta un po' sul cacchio a tre forme. Aia, è girata per tempo. Ah, gli stava facendo un'esecuzione lì. Ah, non ci sono arrivato. Com'è via? Ti stai ferma? Ok. Minchia, grazie mille che l'hai buttata a terra, se no ci rimanevo veramente secco. Non ci sono arrivato! Giù! Via un attimo che curo. Ah, curava anche lui, cazzo. Vabbè. Dov'è? 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 Mica il bot c'ha il tracciamento, anche se è invisibile. Ok, grazie. Però non ci siano altre forme. Perché hai veramente un pochino rotto le scatole. Detto. Anima di sorella Friede. Friede del fuoco di stu. E il suo falò. Falò prima, non voglio altre brutte sorprese. Tu mi direi bene qualcosa. Guardo più avanti. Vieni di drago. Vieni di drago.
C'era anche il bugiardo più avanti, lo so benissimo, ma nulla a provare. Cosa che ho devastato tutto a posto, eh? Ma più ho devastato. No, eh? Tirato per di là. Sembrerebbe di. A prima vista almeno. Poi, qua c'erano delle grate che sono state tirate giù dall'altro lato. Sembrerebbe di sì. Ma a vedere allo stesso risultato. Va che. Ah, non è macchina di. Questo mi sembrava una leva. Porca vacca. Ovviamente. Ha sparito anche la sedia. È solo più lo sgabello. Povera sedia. Tu adesso mi dirai bene qualcosa, vero? I can hear the fire crackle, and soon I will see it. My thanks, Ashen One. I will finish the painting of a cold, dark, and very gentle place, so that it might make a home for someone someday. My thanks, I will have a cold, so that. No, pensavo parlasse al dipinto. Make a home for someone. Giù. Allora, io so che dovrebbe esserci un boss opzionale, però. Il dubbio comincia a sorgere il dove cae. E più che altro, so che dovrebbe esserci un'arena più. Dove cae anche quella? Intanto andiamo a vedere che arma mi dà. O qualsiasi cosa mi dia. Non so cosa potrebbe darmi la sorella fria. Sono curioso. Eh sì, ho trovato anche gli occhi, sì. Gli altri aspetti. Allora, questo è nuovo, falci. Due probabilmente. E questo ce l'ho. Sono queste due, le falci di fede. Pure la rosa, una frusta. Scala tanto su fede. Falce brandita dal Feriede, l'aquilama avvolta dal gelo del mondo dipinto supera ogni scudo. Nel dipinto la falce è simbolo di una casa perduta. Forse spiega la predilizione di fede per l'arma. Evoca una falce magica nella sinistra mentre la prima rimane nella destra. Come nella posa precedente del stile piede. Attacco normale fa balzare in avanti con un doppio colpo, mentre potente ricopre la terra con torrenti gelidi. Padre, le forme padre del mondo dipinto utilizzava questo mazzafrusto per squarciare la propria pelle, sostanzialmente il suo sangue serviva per creare la fiamma. L'arma funge anche da catalizzatore per i miracoli. Ariandre, per il suo mondo dipinto, sapeva che solo il sangue avrebbe potuto proteggerne il segreto, perché dal sangue era stato. Fatti il tuo corpo come faceva il padre per aumentare temporaneamente il potere dei miracoli. Stai malissimo e poi. Io punterei alle falci adesso. Fai di falci. Che non so neanche se le posso usare, ma non credo di che mi convenga al momento con questa build. Le armi. Allora, le falci dovrebbero essere. Per poterla usare posso.
tipo perdo tanto danno, tanto ancora pressione, proprio muscolo. Allora, devi tornare qua perché qua c'era un po' tanta roba che alla fine non ho guardato. Roba che non ho guardato in giro nel tuo DLC ce n'è finché vuoi. Ma finalmente posso farlo senza che... Allora, tu vieni giù che prendiamo la scorciatoia, voglio vedere una cosa. In teoria non era farne uno, no, ho sbagliato. Yeti Gorogoro, rompiballe. Comandami. Ha fatto a mettere un messaggio in aria. Miracoli! Che nel frattempo mi faccio i cazzi miei perché prima che mi trova qua è un bordello. O... Per sapere se devo aspettarti o... Vabbè, sì, arrangiati. Arrivo direttamente qua. Ma non ho voglia di fare tutto quello... Se no adesso non posso neanche usare falò fino a quando non trovo l'altro P che mi ha invaso. Sto prendendo... Che cazzo? Non ho usato il seme dell'albero dei giganti perché sta prendendo danni. Scusa. Ok. Vedi? Un boss è lì sicuro. Voglio arrivare lì come? Voglio arrivare lì. Please. Nella piana lì o lì dentro quella torre lì c'è il secondo boss perché so che ce n'è uno opzione. Ah, dai, invasore, levati da lì. Detto proprio. Guardiamo un po' com'è morto questo. Ok, qua ci si arriva ancora. Potevo curarmi dopo, tipo adesso. Così io usavo una fiasca sola. Ma non sono cretino. Qua sotto in qualche modo ci si arriverà bene. Voglio capire il co.
non buttandosi da lì sicuramente perché lo vedevo un po' ripido. Fammi un favore, grazie. Se non li uccidi. Se non li uccidi, vatti. Di tutti. Adesso non rompi neanche le balle. Ma vai a cagare. Ti tocco il cuore proprio, eh. Spirito scuro. What? Ok. Le grandi invasioni. Non rompere. Però manca uno sputo di vita e vai. Allora, tra parentesi mi ricordo che qua devo recuperare una roba. Oh, ma è chiuso. Come la recupero quella roba? Non adesso, diciamo. Ok, quindi sono arrivato qua per poco al momento. Allora, devo trovare un modo per scendere. Come potrei scendere? From here, the sound of my home, the painting of Arendelle burning away. Basta di dita. When the world rots, we set it afire for the sake of the next world. It's the one thing we do right, unlike those fools on the outside. Esserci una qualche strada per arrivarci, forse no. Forse dovevo passare quel ponticello lì. Non l'avevo mica visto la prima volta. Quello che qua mi ricordo che. Dal fatto che posso ancora vedere i simboli vuol dire che il boss sono nella zona giusta. Quindi devo arrivare là sopra. Va bene, arriviamo là sopra. Foti. Sorrisa morto. Anche tu. Mi dispiace, ma. E io taglio di qua. Ma non posso tagliare di qua perché devo stare su. Uffa. Ma vai a cagare. Meglio io. Sì, anche lui. Anche lui. Quindi che basta? Sì. Ok. Quegli oggetto, grazie. Rompi palle. Allora, uno. Due. Tre. Ignoro tutto e tutti. Mi butto qui. Poi non ero mica passato, infatti. Grande anima di eroe intrepido, cazzi, cazzo, andate a caghe. Ok, stiamo bene qua. La scala sarebbe stata comodissima. Tu guarda c'è il passaggio. No, qua. Vado di qua. Dove sto andando? Di qua. Devo fare tutto il giro.
butto giù, muoro malissimo. Aggiornando. Ah, come un so. Eh sì, è bello, eh. Ah, ero cascato da qua. Ora che ci penso. Ok. Ho provato, ho fallito. Ok, questo ha provato ad andare giù. L'avevo già raccolto. Un boss sicuramente lì sotto, dai. E ci arrivo. No, volevo passare direttamente dalla casa, là, dal... Che non posso perché è là sopra. Ehi, io lo frego. Semplice, efficiente. Tu sei quello che era all'inizio, vero? Dobbiamo andare a fare un salto là? Andiamo. L'ultimo fallo. Viaggio, campo innevato. Ah, è un altro. Però adesso questo mi dirà qualcos'altro. Mi dice sempre le stesse identiche cose. Provo a esplorare un po' qua. Magari non ho guardato tutto. Allora, gli alberelli, arrangiatevi. Perché almeno l'arena PvP la volevo provare. Bleh. Per prima cosa. E ultima. Tira da lì. Si sale, dubito che si salga. E di lì, oh, sono già arrivati le balle. Ok, dai, non vedo un accidenti, grazie. Ma uffa, non mi colpisci. Ma oh merda, questo è vero che facciamo le... Solo pensando un attimo... Oh no no... Calmi voi... Dove cavolo potrei passare? Prima a vedere che era dal boss, mi arrabbio.
No, non era di qua, era quello dopo. Falò. E falò era qua. Beh, facciamo così. Allora, viaggia. Allora, facciamo così. Io torno al santuario. E fermiamo la live così. Io nel frattempo provo a informarmi un pochino. Dai, anima guardiana del fuoco, sì. Sì, ora puoi risanare il simbolo. Devo risanarlo, non posso il simbolo, qua, fantastico. Ok, e bla bla. Allora, in forza. Voglio provare a potenziare ancora prima di uscire. La cerca terra che vuole le scaglie di titanite, ma ne ho finché voglia. Magari la lastra la tengo per dopo, se effettivamente merita. Poi c'era la scintillante, va bene. Stessa cosa della lastra di titanite per... E le lame qua, scaglie. Ah, fa danni fisici e magici. Cala A a intelligenza e destrezza. Mica male. Requisiti anche abbastanza bassi. Comunque fa 300 di fisico, fa 450. Mal contato proprio. Tantissimo mal contato. Mentre questa qua... Vabbè, di suo ho contato sempre più 4. E questa qua comunque arriva sui 500. Mal contando. E questa... anche. Cazzuola. È una fucilata di scaling. Veramente una fucilata di scaling. Perché questa scala 10. C però paura, cioè della fede paura solo per l'abilità. Per questo qua invece. Scala A in forza e basta. Abbastanza che prende 30 di danni base e 40 di... Direi che no. Oh, allora dovrei farmi il DLC anche poi. Con il secondo personaggio che ha le lame doppie. Queste potrebbero non essere male. Adesso solo destrezza, potrei farlo destrezza. Intelligenza. Chissà. Oh, allora io direi che per stasera posso fermarmi qui. Prendere qualcosa di intelligente. Cappuccio consacrato. Parte degli abiti di fede sulla del mondo di Pico. Dall'orlo di Dio. Ha abbandonato tutto ciò che aveva e nacque in fretta. Il desiderio di proteggere il popolo da lei scoperto. Assunse quindi la forma dei che desideravano vedere. Ah, una pesante veste in tessuto di colore azzurro. La veste azzurra nasconde i pantaloni da spadaccino. Qualsiasi forma di protezione implica la necessità di brandire un'arma e versare il sangue di nemico. Porto da freddo durante la creazione della Chiesa Nera. Ma che allegria! A questo punto, mio, mio e mio. Ci avevo pensato che poteva essere anche il set. Ho fatto bene a guardare. Con questa però saluto tutti. Mi cercherò di informarmi dove trovare questo cavolo di boss opzionale, che sono curioso di vedere come arrivare là sotto, perché è là sotto, ne sono sicuro. E per ora ci salutiamo. Sembra che la live abbia retto abbastanza con tempo. E buonanotte a tutti. Non credo domani. Ma non lo so ancora, quindi boh.